punto siamo con l'affare della puttanella giocata? Ma lo chiudo. No, ancora non lo chiudo. Forse non è morta nel suo letto. Qualcuno ce l'ha messa dopo morte. Scusi, ma chi sarebbe? È una ragazza morta in circostanze misteriose. Ne hanno parlato anche i giornali. Oh, no. Sei un porco e un puttaniere. Sì, sono un puttaniere. Infatti ho sposato te. Ma davvero lei pensa che io sia un assassino? Mi guardi, via. Sì, io la guardo, ma lei guardi avanti, c'è un cambio. Lo sa che io talvolta penso di mollare tutto e farmi povero? Avrei degli amici. I poveri fra loro si parlano. Lo fanno perché c'è chi le paga. Non fu un compenso, fu un regalo. Molte ragazze si vendono perché è una scorciatoia, semplicemente. Io sono stufo, e non sono il solo, di essere il difensore di leggi che proteggono una società che fa schifo. Perché consente a individui come lei di prosperare e proliferare. Ha scoperto che la conoscevo e su questa base mi ha inchiodato, è tanto chiaro. Gli occorre un alibi serio, ci vorrebbe qualcuno. E chi? Chi? Uno inguaiato, magari, ma importante. Ma voi altri magistrati, non l'avete ancora capito che questo popolo italiano nel nome del quale sentenziate non merita un cacchio? L'Italia ha segnato! Stava a vincere! Sì.